Ciao amici, buon anno a tutti quanti. È interessante di questi tempi quante volte diciamo e ci sentiamo dire auguri. Che cosa diciamo quando diciamo auguri? Sovente non ci pensiamo, è un po' come tante altre frasi, quando diciamo come stai. È interessante, cosa intendiamo quando diciamo come stai? In genere quando qualcuno ci chiede come stai, noi rispondiamo su due temi, sulla salute, sto bene, sto male, sto meglio, mal di testa, oppure sulle cose che ci sono capitate. Diciamo, mamma mia, sapessi, sta settimana, quest'anno mi sono capitate, e facciamo un elenco in genere di cose negative. In realtà la domanda come stai sarebbe molto più profonda. La domanda come stai è come stai al mondo? Come stai al mondo tu? Stai brontolando? Stai arrabbiato? Stai innamorato della vita? Ci credi alla vita? Bello! Allora gli auguri potremmo declinarli proprio così. Noi quando diciamo auguri, in genere auguriamo salute, e facciamo bene, giustamente, quindi vi auguro salute. In genere auguriamo che capitino cose belle, non cose brutte, vi auguro che capitino cose belle, ma gli auguri veri sono ti auguro che tu possa stare nel modo giusto nella vita, cioè che tu possa essere appassionato, innamorato della vita, che ci possa credere qualunque cosa capiti e comunque sia la tua salute. Questo è l'augurio che davvero faccio di cuore. E sapendo che in questi giorni i cristiani hanno celebrato il Natale. Natale dice che Dio scende in terra e sta dentro la nostra storia, dunque sta anche nell'anno che sta per nascere. Gli ebrei dicevano una cosa molto bella. Dicevano: ogni istante può essere la porta da cui entra il Messia. Loro lo stanno aspettando. Ma bella l'immagine. Ogni istante può essere la porta da cui entra il Messia. I cristiani dicono: ogni istante è la porta da cui entra il Messia. E dunque io ti auguro questo, che davvero ogni istante sia un istante di speranza e possa essere abitato da una benedizione, la benedizione del nostro Dio. E così tu possa guardare con fiducia al futuro. Lo so, stiamo vivendo momenti faticosi, sta crescendo la paura, la conflittualità, la crisi non molla. Sono momenti difficili e rischiamo di guardare il futuro con paura e con chiusura. Ecco, ciò che aumentano sono la paura e la chiusura. Pensiamo che la chiusura sia la nostra salvezza. Io ti auguro e vi auguro di vivere e affrontare l'anno con fiducia, con estrema fiducia e anche con responsabilità. Il futuro non è solo il prolungamento del presente, il futuro è anche la nostra creazione, è una nostra creazione. E dunque ti auguro di vivere il futuro con responsabilità, con fiducia e con responsabilità. Saremo chiamati a momenti importanti nell'anno di partecipazione, per esempio ci saranno le elezioni europee. Sicuramente questi mesi possono essere mesi in cui con serietà ci informiamo sui problemi per fare un voto responsabile. E così sulle altre cose che ci chiederanno di essere protagonisti. Vi auguro di essere protagonisti, fiduciosi, carichi di fiducia per il futuro. E ve lo dico con la frase che ho messo nel biglietto natalizio che ho inviato. La frase è di un grande sociologo, Ulrich Beck, che in un libro dedicato a guardare la situazione di oggi, a un certo punto dice una frase bellissima, e questa te la regalo. Dice: occorre riuscire a pensare ciò che ritenevamo impensabile. Iniziamo così l'anno. Riuscire a pensare ciò che ritenevamo impensabile. Il futuro non è solo il prolungamento di questo presente, è ciò che con fantasia, creatività, fiducia riusciremo insieme a pensare e a creare con responsabilità. Buon anno di cuore!